Il Sulmona Futsal esce al primo turno della Coppa della Divisione, sconfitto dal Futsal Celano per 2-1. È stata la prima sfida ufficiale dei biancorossi in un torneo nazionale. La trasferta al Palasport di Via della Torre ha visto il Sulmona sconfitto nel punteggio, ma la squadra c'è e si continua a lavorare per esprimere al meglio tutte le potenzialità della nuova formazione agli ordini del tecnico Benjamin Fonte in vista dell'esordio nel campionato di Serie B il 1° ottobre in casa proprio contro il Futsal Celano. Dopo il minuto di silenzio per il lutto che ha colpito il calciatore del Celano Andrea Mascitti per la scomparsa del padre e De Vincentis che calcia il primo pallone della nuova stagione sia al fischio d'inizio che alla prima azione del Sulmona. Le squadre si studiano e c'è equilibrio. Vari capovolgimenti di fronte e dell'Andrea salva sulla linea dopo una bella azione celanese con Della Rocca. Il Celano oggi dimostra di avere più qualità e arriva al gol al 12esimo. Assist di Calvet per Marianetti che insacca all'angolo basso alla destra di Tatonetti. Il Sulmona reagisce e si fa vedere in diverse occasioni. I ragazzi di Benjamin Fonte premono sull'acceleratore creando diverse insidie alla porta difesa da Di Terlizzi con l'intento di pareggiare. È insistente la manovra di biancorossi. Santoro si avvicina al gol che poi arriva ad opera di Ginnetti. Recupera il pallone De Vincentis, il quale apre per Ginnetti che si accentra e trasforma il gol dell'1-1 che chiude il primo tempo. La ripresa si apre con un prodigioso intervento di Tatonetti. Il Celano spinge e arriva al raddoppio ancora con Marianetti al 3° minuto. Si invola Calvet che supera tutti e fornisce l'assist per Marianetti, doppietta per lui e 2-1 per il Futsal Celano. Il Sulmona prova a pareggiare con Ediuri che colpisce il palo. Il Celano dimostra maggiore aggressività. Dominioni si fa espellere dopo un intervento falloso sul lancio. A seguire il Futsal Celano supera i 5 falli. Ma il Sulmona con Gianzante da tiro libero non ne approfitta. Bravo in questa circostanza l'estremo difensore di Terlizzi che si oppone a Gianzante. Il Celano riparte bene. Tatonetti si fa trovare pronto deviando in angolo il tiro di Fracassi. Nel finale il tecnico dei biancorossi Fonte gioca con il portiere di movimento. A 3 secondi dal termine del match c'è un tiro insidioso del Sulmona con Di Matteo, ma per la bravura di Di Terlizzi il pareggio non arriva. Vince il Futsal Celano che il 17 settembre ospiterà l'Euro Roma, squadra di Serie A2, nel secondo turno di Coppa. Benjamin Fonte, arriva la sconfitta qui nella gara giocata a Celano della Coppa Divisione, però bisogna tenere presente alcuni aspetti. Innanzitutto che il Celano ha cominciato prima la preparazione e poi la prima è sempre un'incognita, però al di là di questo come valuti la prestazione dei tuoi ragazzi quest'oggi? Ma io credo che i ragazzi abbiano fatto il massimo che potevano, perché abbiano dato il 100%. Ci sono molte cose da vedere, siamo in fase iniziale, quindi è normale che un po' di aspetti bisogna curarli meglio. Loro sono una squadra rodata che hanno finito da poco e hanno già ricominciato, perché loro il campionato è durato di più. Niente, però sono contento comunque della prestazione dei miei. Che squadra è stata costruita quest'anno? Praticamente avete rinnovato il roster, poi ci sono state importanti conferme. Che squadra ti hanno messo a disposizione? Ma la squadra è buona, il materiale c'è, i ragazzi sono volenterosi, vogliono fare, la società ha fatto il massimo di quello che poteva, considerando che il cambio della regola ha un po' modificato i piani di tante squadre. Questo cambio della regola significa innanzitutto voler premiare geopoliticamente tutte quelle società di città grandi. Noi e Celano, per esempio, se siamo sostanzialmente città piccole, facciamo difficoltà, quindi i giocatori italiani dobbiamo andare a prendere fuori. Noi ne abbiamo presi diversi, siamo contenti di quello che... Io almeno sono contento di quello che ha fatto la società per quello
per quello che mi ha messo a disposizione. Poi il campionato è lungo, vedremo, vedremo quello che succederà. Per adesso sono contento di quello che ho visto oggi. Cimini, partita ordinata e precisa da parte vostra, quindi portate a casa il primo risultato stagionale, guarda caso come l'anno scorso, contro il Sulmona. Cimini. Sì, il risultato è positivo, in molte cose è stata positiva anche la prestazione, sappiamo di non essere nel migliore delle condizioni, come credo e sono sicuro che anche il Sulmona non lo sia, quindi era una partita piena di incognite e di insidie, abbiamo fatta nostra e siamo contenti per il risultato. Celano e Sulmona l'anno scorso protagoniste nel campionato di Serie C1, quest'anno di fronte in una competizione nazionale. Questo vuol dire che tante cose sono cambiate per entrambe, che hanno meritato il salto di categoria. A parte questa Coppa della Divisione, ma che Serie B sarà, Cimini? Beh, sarà una Serie B piena di incognite, viste le riforme che sono state fatte, quindi le squadre in allestimento, c'è stata un po' di difficoltà, è tutto da scoprire. Per quanto riguarda l'inizio, è come quello dell'anno scorso, quindi che sia di buon auspicio per tutte e due le squadre. Faccio i migliori in bocca al lupo al Sulmona e al loro mister, che stimo tantissimo, e per il resto andiamo avanti e continuiamo a lavorare. Che squadra avete costruito per la Serie B? Avete confermato i pezzi grossi della scorsa stagione, poi? Sì, abbiamo cercato di non stravolgere la rosa dell'anno scorso, però proprio in virtù delle regole, quindi dei formati, comunque la società ha operato bene e ha portato due rinforzi di qualità come Fracassi e Rolando Lancia. Siamo contenti, sappiamo che abbiamo molto da lavorare perché il livello è altissimo, ma siamo pronti e ce la cercheremo di giocare con tutti. Ecco, tornando alla partita, leggermente più aggressivi rispetto al Sulmona quest'oggi. Sì, credo che sia frutto anche di una preparazione che, almeno da quello che so, abbiamo cominciato prima, quindi credo di forse che stavamo un leggermente avanti sotto il punto di vista fisico, ma credo che sia stata una buona partita da entrambe le squadre. E adesso, per concludere, mister, sabato prossimo una grande occasione, perché qui a Celano affronterete l'Euro Roma, squadra di Serie A2. Sì, ci tenevamo anche per questo e quindi credo che sia una bella soddisfazione sia per la società sia per la città di Celano ospitare una squadra di categoria superiore. Cercheremo di dare il meglio e poi quello che sarà vedremo. Bene, grazie mister, ci rivedremo alla prima di campionato il 1° ottobre per Sulmona Celano, questa volta a Sulmona. Ok, in bocca al lupo a tutte e due le squadre e grazie mille. Come dicevamo prima con Cimini, Sulmona e Celano l'anno scorso protagonisti in C1, quest'anno di fronte in una competizione nazionale. Vuol dire che tante cose sono cambiate, in positivo, beciamo in fondo. Ma sì, questo sì, chi l'avrebbe mai detto? L'anno scorso giocavamo qua la Coppa Italia e noi ci allenavamo in un palazzetto dove non c'avevamo neanche le porte, non le avevamo neanche. E eravamo pochi, siamo venuti qua, abbiamo fatto una più grande partita come quella di oggi. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati tutti nel nazionale? È un motivo d'orgoglio per tutti, per la società, per le società, entrambe. E faccio i complimenti al Celano perché ha dei giocatori molto forti, lottano e quindi hanno meritato di vincere senza dubbio, senza togliere il fatto che comunque la mia squadra forse a livello di occasioni qualcosina in più poteva anche ambire, specie in alcuni frangenti della partita. Ecco, forse siccome ci sono tante partite nella partita, i momenti in cui della partita che ci hanno visto che stavamo un po' meglio l'avremmo forse dovuto sfruttare un po' meglio. Questo sì, però sono contento. Abbiamo messo tanti ragazzi nuovi e non è facile, io non ho la bacchetta magica, se qualcuno pensa che io ce l'abbia, no, non credo che ce l'abbia nessuno. Abbiamo messo 7 persone nuove, quindi non è facile metterli insieme, considerando che poi 2 di queste oggi erano fuori perché per motivi di tesseramento e quindi 2 di quelli su cui puntavamo molto. Per cui vediamo quello che succede, siamo fiduciosi, io almeno sono fiducioso perché so da dove sono partito e so dove voglio arrivare, quindi per cui vado abbastanza tranquillo. Adesso concentrazione massima per il campionato che partirà il 1° ottobre, guarda caso contro il Celano. Beciamo in fonte, l'obiettivo per la Serie B?
Ma con la società ci eravamo fatti un discorso in fase iniziale che era quello di fare bene, considerando di voler sfruttare l'occasione che ti offre quest'anno la Serie B di avere tre squadre che possono salire. È un obiettivo molto ambizioso per una neopromossa e credo che la società piano piano lo capisce che è molto ambizioso questo obiettivo. Per cui vediamo quello che possiamo fare. Noi ce la metteremo tutta, io in primis, per cui vediamo quello che ne viene fuori. L'obiettivo è fare bene, cercare di fare bene, sì certo, questo sì. Non vedo l'ora di avere tutti quanti gli effettivi a disposizione, così posso, in maniera tale da poter vedere l'effettiva forza della mia squadra. Omer Ediuri, il Sulmona esce sconfitto qui a Celano in questa gara della Coppa della Divisione, però considerando che si trattava il primo impegno stagionale, considerando che potevano essere concretizzate anche alcune occasioni create, che prestazione è stata secondo te al di là del risultato? Guarda, al di là del risultato la prestazione è stata buona perché penso che comunque ce la siamo giocati ad armi pari, calcolando anche che siamo in piena preparazione, quindi con le gambe un po' pesanti. Abbiamo iniziato da 2 settimane, quindi è da recuperare qualche giocatore, cioè che qualche nuovo acquisto che comunque non è stato possibile schierare, e quindi i presupposti ci sono. Ora bisogna lavorare in allenamento e vediamo di migliorare tutti quanti insieme. Tu sei stato confermato per la Serie B e questo ovviamente ti gratifica molto. Certo, dopo la cavalcata dell'anno scorso aver ricevuto una conferma, comunque essere stato uno dei primi a essere confermato e comunque con grande sorpresa aver ricevuto la fascia di capitano quest'oggi, quindi mi gratifica sia come giocatore che come uomo, perché alla fine siamo prima uomini e poi giocatori, quindi sì, sono abbastanza orgoglioso di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo. In questi abbinamenti iniziali sono capitate insieme Sulmona e Celano, sia in Coppa che in campionato, quasi a premiare queste due squadre che si sono ben comportate nella scorsa stagione, neopromosse entrambe. Sì, tanto alla fine comunque bisogna giocare contro tutti, siamo capitati in Coppa, ora la prima di campionato. E l'anno scorso, se vogliamo trovare un'analogia, ne abbiamo perse 2 con loro e poi siamo andati a vincere il campionato, quindi non dico che dovremmo che perderemo anche quella di campionato, ma la prima partita ci sta, abbiamo appena iniziato, quindi il tempo di trovare comunque i meccanismi giusti e vedremo di migliorare.